Ciao. Ciao Mirko. Giochiamo all'americana dichiarata. Ciao Mirko. Ciao. Che prendete? Io un toast prosciutto e tonno. Anche me un toast. E una coppa del Due, una coppa. Un tostino, va. Tre. Io Caronte contro te, Mirko. Un bel toast. Quattro. Ma Mirko è una Quattro con senape. Non ti dispiace se dormo da te anche stanotte? No, no. A te. Lorenz. Zitto, non fare nome. Sette e 13 in buca. Ciao. Oh, ciao, Iole. Ciao. Ciao, Iole. Ciao. Avete mica visto Lorenz? Lorenz? No, non mi pare. Tu l'hai visto? Boh, forse era qui prima, no? Era qui prima. È vero, era qui prima. Ha ragione, chissà dove è andato. Boh, chi lo sa? No, non lo sappiamo, no? Beh, se riappare, ditegli che l'ho cercato. Oh, senz'altro, Iole, senz'altro, glielo diciamo, sì, vero? Stai tranquilla, Iole. Ciao. Ciao, presto. Ciao, ciao, Iole. Ciao, Iole. Ciao, Riccardo. Ciao, Iole. Ciao. Ciao. Chi toccava? Ah, Lorenz, è passata tua moglie. Doveva dirti una cosa importante. Che cavolo ci sarà da ridere? No, scusa, è che pensavo. Tu fai finta di nasconderti, lei fa finta di non trovarti. In fondo andate d'accordo. Ha ragione. Perché non fate finta di tornare insieme? Già. Perché non vi fate i cazzi vostri? Eh? Ecco, me l'avete innervosito. Che città di merda. Io sono nato nel posto sbagliato. E dove avresti preferito? In un posto qualunque, con almeno 3 milioni di abitanti. Dove puoi litigare con tua moglie senza doverti consultare con tutto il paese. Dico, stai scherzando, spero. Ma sono proprio le grandi città che ti annullano, ti rendono anonimo, ti spersonalizzano. Invece la provincia ti forma, ti forgia. Ma scusa, facci caso, quasi tutte le grandi personalità nascono in provincia. E se ne vanno. Altrimenti come si verrebbe a sapere che sono grandi personalità? Buonasera. Ah, scusi. Devo prendere la strada che va a Villalta. Cosa mi conviene fare? Guardi, lei uscita di qui, vada a destra, poi prosegua per il lungomare. Sì. Fino a quando non vede un grande cartello viola. No, 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 guardi, in questo modo si perde. Lei deve seguire le indicazioni per autostrada. Quando arriva un bivio... Ma non le conviene, scusa. Come non le conviene? Ma no, mi segua bene. Lei deve costeggiare il porto. Ah, il porto. Ecco, fino a che sulla sua destra non vede un ponticello. Il petit pont. Un ponticello? E poi? Se vuoi prosegua a nuoto, dato che il petit pont è chiuso da mesi. Ma che dici, scusa, se ci sono passato io 2 giorni fa, ma di che ponte parli? Dell'unico che c'è, mica siamo a Amsterdam. Ma tu abiti da questa parte del fiume, scusa, ma...